amico, bentornato con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma adesso basta parlare, cominciamo. Un uomo sente provenire degli strani rumori dalla soffitta di casa sua. Non capendo cosa possa provocare quegli strani rumori, decide di controllare. Usando una mazza, tenta di aprire la piccola porticina che porta in soffitta e ciò che vede è davvero inquietante e spaventoso. Escucha, hágale, pero hágale suavecito. Espere, espere, le hago algo. Hágale. Aperta la piccola porta che porta in soffitta, viene ripreso questa strana creatura, dall'aspetto a dir poco deforme. Il video si interrompe quasi subito e non si sa che tipo di creatura potrebbe essere. Voi cosa ne pensate, ragazzi? Cosa potrebbe essere questa strana creatura? Un alieno? Uno spirito? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Bene, bene, andiamo. Andali. Il prossimo filmato è stato ripreso dalla telecamera di un uomo mentre stava tornando a casa sua in macchina di notte. Ad un certo punto, durante il tragitto, la telecamera cattura questa strana sagoma bianca camminare dalla parte sinistra del ciglio della strada. Le immagini sono un po' sfocate, quindi non si capisce bene che tipo di strana creatura possa essere. Come al solito, l'ultima parola la lascio a voi. Un uomo è terrorizzato da alcuni fenomeni paranormali che accadrebbero in casa sua. Alcuni di questi fenomeni sono stati ripresi grazie ad alcune telecamere installate proprio dall'uomo stesso. Strane voci, oggetti che si muovono e, mentre l'uomo era in bagno, accade anche questo. Mentre l'uomo era in bagno sotto la doccia, sente qualcuno bussare dietro la porta. All'improvviso, la porta si apre da sola. L'uomo decide di controllare, ma una volta aperta la porta, nota che nella stanza non c'è nessuno. Il prossimo filmato mostra una vecchietta perseguitata da uno spirito maligno. La signora, anziana, viene ripresa da una telecamera e non si accorge che vicino a lei c'è qualcosa che si sta muovendo. Lo spirito sembra andarsene e tornare continuamente, come se sapesse che lì c'è una telecamera che la sta osservando. La signora sembra non accorgersi affatto della presenza dello spirito. L'unica cosa che si può comprendere è che quello spirito non sembra avere buone intenzioni. Alcuni ragazzi stavano tornando a casa loro dopo una festa e, durante il tragitto, notano sul tetto di una casa una strana figura
dall'aspetto bizzarro. Mettendo bene a fuoco la telecamera, si può notare che l'essere sembra avere un mantello. Si possono notare anche un po' le gambe e un braccio. E sembra che in testa abbia le corna. Con questo non voglio dire che quell'essere sia il diavolo, ma diciamo che ci siamo vicini. Voi cosa pensate potrebbe essere quella strana creatura? Il prossimo filmato mostra una macchina che sembra avere avuto un incidente. L'uomo che sta riprendendo riprende l'auto che sembra aver sfondato la retina di un cimitero, entrandoci dentro. L'uomo riprende il tutto con la telecamera e ad un certo punto, avvicinandosi alla macchina, incomincia a sentire il pianto di una donna. Lucky they ain't hitting on these tombstones. Real lucky. Hello? You all right? You okay? What the hell? What the fuck is going on here? There ain't nobody there. Avvicinatosi all'auto, l'uomo sente il pianto di una donna. Osservando bene la vettura, nota che dentro non c'è nessuno. Allo stesso tempo, la voce di quella donna che piangeva non viene più udita dall'uomo. L'uomo non può far altro che chiedersi: ma che diavolo sta succedendo? Voi come vi sareste comportati in una situazione del genere? You alright? You okay? The hell? What the fuck is going on here? Il filmato seguente è stato realizzato da una telecamera di sicurezza messa in un reparto di un ospedale. Secondo la guardia, in quel reparto non c'è nessuno, però a una certa ora si incomincia a sentire la voce di una donna che piange disperatamente. L'ultimo filmato mostra questo ragazzo che, dopo un periodo burrascoso, purtroppo ha fatto la cosa peggiore che avrebbe potuto fare qualunque persona: fare un patto con uno spirito maligno. Il ragazzo, pentito, ha voluto tornare indietro coi suoi passi, ma lo spirito sembra che non abbia nessuna intenzione di lasciarlo andare. La televisione, però. Poi già llevo un rato. Me da miedo ir a asomarme porque no mames, escucha bien culero. Mentre il ragazzo si sta registrando col suo telefonino mentre sta per uscire fuori di casa, la telecamera cattura quest'ombra nera proprio alle spalle del ragazzo. Meglio non far nessun patto con nessun spirito, perché dopo ne paghereste le conseguenze. Siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo sabato prossimo con un altro appuntamento col paranormale.